La festa del Narciso a Racco di Mezzo spegne le 73 candeline e domenica 2 giugno torna a celebrare il fiore caratteristico dell'altopiano delle Rocche in una sfilata con i carri, unica nel suo genere. La presentazione di questa edizione è avvenuta all'emiciclo dalla Proloco che organizza, diretta dal presidente del nuovo direttivo Sandro Argentieri. La festa è molto importante per il territorio e per la regione Abruzzo e richiama un gran numero di visitatori provenienti dal resto d'Abruzzo ma non solo. La primavera di Rocca di Mezzo con questo rito che si rinnova è ricca di orgoglio ed allegria perché è una festa di rinascita e speranza, quella del Narciso. Era il 1947 ed era da poco terminata la Seconda Guerra Mondiale. La comunità dell'altopiano delle Rocche si riunisce creando una festa di rinascita e speranza. Quest'anno ci saranno ben 8 carri. Le belle novità di quest'anno sono che i carri innanzitutto sono 6, uno proveniente dal paese di Ovindoli, uno proveniente da un'associazione molto importante per Rocca di Mezzo che è la Corale Il Narciso. Riporteranno un po' il collante alla tradizione storica, ai canti popolari storici. Questa è una tradizione bellissima per il vostro territorio che porta sempre tanta gente. Occasioni come queste sono anche per rivitalizzare i borghi, per far rivivere anche questi territori. Come hai detto tu, è giustamente fondamentale per noi il discorso di tradizione. La festa è unica nel suo genere e poi c'è questo fiore che è il fiore storico, è l'immagine proprio dell'altopiano delle Rocche tutto, quindi per noi è molto molto importante e un grande motivo di orgoglio.